qualche tuo collega avrebbe detto no, io la zoppa perché non la faccio. No, no, no. Dico, anche dietro questo handicap, no? C'è un messaggio importante, cioè, forse lei ammira questo handicap, l'ha usato proprio per essere più forte nella vita, più aggressiva, una donna combattiva che non si arrende appunto al fallimento dell'azienda, al fallimento che poi alla chiusura dell'azienda, al licenziamento, e crea un'alternativa, sicuramente un film che ha un messaggio importante di riscatto appunto e di speranza. Ma appunto ci dimostri la tua adesione al progetto, nel senso che ci sono molti attori e io non lo trovo scandaloso che dicono no, io essere rappresentato in questo modo ho qualche disagio, lo sai bene insomma, no? E... non lo capisco, però è stata da subito Giovanella molto disponibile a partecipare. Si è assoppata nel primo giorno. È anche vero che la prima volta che abbiamo parlato di questo film con i produttori, quando me l'hanno proposto, io ho subito detto che avrei voluto come protagonista Donatella Finocchiaro da sempre. La gestazione è stata lunga, perché sono passati 5 anni più o meno prima che il film poi si è realizzato. Ecco, mi racconti in brevissimo questi 5 anni. Questi 5 anni sono trascorsi in parte lentamente e in parte velocemente, nel senso che appunto è un piccolo film con un budget limitato, e però c'è anche concesso, questo è merito di Carlo Formisano, mi ha concesso una grande libertà, cioè di poter muovermi appunto attraverso la scelta del cast, la scelta dei luoghi dove girare il film, e vedete con grande, grande libertà. E questi 5 anni sono trascorsi aspettando che al contributo ministeriale arrivassero altri finanziamenti. Però da subito appunto avevamo chiesto a Donatella se voleva fare il film, lei era d'accordo, aveva letto il copione, le era piaciuto il copione di Salvatore Maira, Gianni Gatti e Antonio Cecchi, e ha aderito a questo progetto. Io ho anche detto, all'inizio il film era ambientato al sud. E non stavo perché? Questo è un elemento importante, perché il film era ambientato al sud. Però il sud e le contraddizioni del sud avrebbero reso, come dire, questa favola, perché poi è anche una favola moderna, con le sue semplicità, insomma sarebbe stato complicato restituire senza le complessità di alcuni luoghi del sud Italia quello che si voleva raccontare. Mi è sembrato invece, siamo andati a fare un sopralluogo, il Polesine, che è un luogo magico, in parte moderno del nord-est, in parte invece ancorato al passato, e lì abbiamo ritrovato un tessuto antropologico e sociale perfetto, a parte che lì c'è il tessile. Quindi ho detto a Donatella, tu cambiamo, andiamo in Veneto, facciamo in Veneto. E abbiamo aspettato, Donatella è rimasta legata al progetto e l'abbiamo fatto il film. Sentiamo un attimo il produttore. Allora, raccontami tu la tua versione di questi 5 anni, perché forse ci sono cose che lui no, che ti ha risparmiato, che tu hai vissuto e che no. Coincide abbastanza con quello che ha raccontato Osama Zarmadini, ma anche lì per 5 anni abbiamo fatto delle altre cose, soprattutto Samad, che era un... Soprattutto Samad, che avevamo ingaggiato in maniera abbastanza audace, anche quello appunto, un film scritto da un terzetto di sceneggiatori, curiosamente uno dei 3 che è un regista, ha fatto sbagliati film, che è Salvatore Maira, ma l'idea era di cercare un regista altro da loro che sposasse il progetto, che riuscisse in qualche modo a farlo proprio, ma che si mettesse al servizio del progetto. Quindi Samad aveva fatto l'aiuto regista con Salvatore Maira e con altri, era un absolute beginner, almeno ai miei occhi. Nei 5 anni poi ha fatto la vigilia di 3 serie, di 3 stagioni di un'importante serie televisiva che diciamo Squadra Antimafia, quindi quando è arrivato sul set lui dice un esperto, poteva sembrare un registone di questi stili. No, abbiamo iniziato subito con Samad l'idea di diciamo, spostare il film. Era ambientato al sud, forse perché anche 2 o 3 sceneggiatori erano ottimisti con quei luoghi, anche al sud ci sono fabbriche, anche al sud c'è un tessile paradosso che si conosce poco, la pelletteria, però ci sembrava che appunto il cortocircuito tra la laboriosità che tendiamo ad attribuire al nord, lo dico da meridionale, quindi però quel tipo di laboriosità
il cattolicesimo, ci seguiva un nord che non fosse ricco, che fosse molto cattolico, e il Veneto. E mi piace dire che il Veneto ci ha accolti, nel senso che siamo riusciti a prendere anche con un contributo della regione Veneto e soprattutto con un grande sforzo di una film commission locale del Polesine, il Polesine di Veneto e la provincia di Lodico. Lo dico anche perché c'è anche lo Zanellato in sala, che è il presidente della film commission, del consorzio di sviluppo Polesine, senza il quale anche il film non avrebbe portato a casa nel modo in cui l'abbiamo portato a casa. Siamo stati più sempre in Veneto, potevamo ricostruire, trovare un'abbazia come quella che avete visto nel Lazio, ce ne sono tante, potevamo ricostruire gli interni nel Lazio, trovando la terra dove viviamo. Invece abbiamo poi cercato di essere il più possibile sul posto.